Perché sì? Uno dei tanti motivi, si è parlato della fine del bicameralismo perfetto, si è parlato della necessità di rivedere i rapporti tra Stato-Regioni, forse si è parlato di meno, ma è una cosa che a me sembra molto interessante, è la possibilità di inserire in Costituzione tempi, limiti e modalità per la discussione delle leggi di iniziativa popolare, che era una cosa che non era prevista in Costituzione fino ad adesso, non lo è tuttora, e che ha consentito probabilmente alle Camere parlamentari di non discutere o comunque di lasciare nei cassetti appunto le leggi di iniziativa popolare. Adesso l'obiettivo è quello invece finalmente di riuscire a discuterne e di dare un tempo certo per discuterne. Quindi con questa legge ci sarà più democrazia? Da questo punto di vista sì, c'è la possibilità di prendere in considerazione e di dare, ripeto, un tempo definito alle Camere per decidere, uno che definirei un istituto tipico di democrazia diretta, in questo senso forse parente del referendum, che è la legge di iniziativa popolare. Ha parlato Fabrizio Garaffa, avvocato in Bologna.